Buongiorno a tutti quanti, benvenuti in questo nuovo video. Ho deciso di parlare anche un po' così in voiceover per cambiare un pochino. Comunque qua semplicemente mi sono alzata verso le 7:30, ho preso questa abitudine di fare una mezz'oretta di camminata al mattino sul tapis roulant. Questo qui non l'ho comprato, me lo hanno regalato perché non veniva usato, io ne ho approfittato subito. È anche molto vecchio, però ancora regge botta. Qui c'era Yuki che mi tiene sempre compagnia, solitamente molto intenzionata e interessata a salire sul tapis roulant. C'è salita poco tempo fa, si è ribaltata e per fortuna adesso sembra non sia più intenzionata. Buongiorno a tutti quanti, oggi è martedì 24 novembre, sta già finendo anche novembre. Io ho appena finito di fare 30 minuti di tapis roulant e lo sto facendo già da un mesetto, perciò non lo utilizzavo e mi piace farlo proprio appena mi alzo, mi preparo come uno zombie, vado sul tapis roulant. Sì. No, in realtà mi sveglio abbastanza bene. Comunque adesso vado a preparare la colazione, mi ispiro a una youtuber che ho iniziato a seguire, che mi piace tantissimo, soprattutto anche come fa i video, ve la segnalo qua, e si chiama Linda. E mi piace tantissimo e fa questa ricetta di pancake che mi ispira un botto, quindi voglio provarli e andiamo subito in cucina. E niente, questi pancakes li ho provati, mi sono piaciuti abbastanza, ho seguito più o meno la sua ricetta. Ho semplicemente schiacciato metà banana e poi ho pesato un po' di avena, questa qua avena che avevo tipo da un sacco di tempo, al cioccolato, così almeno la sfrutto, un ovetto. E poi ho messo delle proteine in polvere vegan, queste qua sono quelle di bulk, che faccio un po' fatica ad utilizzare. Yuki, ehi, cosa fa? Faccio fatica a utilizzarle perché sono molto dolci e non hanno un sapore molto... Quindi insomma in questo modo. Poi ho messo cacao amaro e latte. Comunque sì, in questo modo hanno dolcificato l'impasto e non si sono sentite troppo. Poi ho mescolato tutto per benino, ho assaggiato. Assaggiare sempre gli impasti crudi è la base, mamma mia che buoni. Poi niente, li ho cucinati semplicemente in padella antiaderente con un pochettino d'olio. Ci mettono un pochino, quindi bisogna avere un po' di pazienza, soprattutto se ne volete fare tanti invece che uno unico. Poi mi sono fatta questa tisana qui, questo tè, è buonissimo, dovete provarlo assolutamente, è tipo il mio preferito. Poi niente, questi qua si stavano ormai cuocendo per bene, quindi ci siamo, tra poco si mangia! Per pranzo mi sono fatta questa pasta di legumi, pasta di lenticchie per l'appunto, in realtà non mi piace tantissimo, l'ho presa al supermercato sotto casa, un piccolo discount, ma c'è di meglio.
E niente, ci ho messo questi pomodorini secchi, anche questi qua non erano tanto buoni in realtà, molto molto acidi, però insomma tutto sommato nel complesso mi ha fatto abbastanza cagare come pranzo, ve lo dico. E ci ho messo comunque un po' di parmigiano, l'olio, ho utilizzato quello dei pomodorini. E niente, questo è stato il mio pranzo, abbastanza deludente, quindi solitamente la pasta di legumi mi piace, però questo marchio no, no, no. Entro un attimo in scena per dirvi una cosetta, perché mi segue su Instagram sicuramente già lo sa, ho aperto un progetto sui social, dato che comunque mi piace tantissimo lavorare con i social media, mi piace gestire i social degli altri, voglio stare sempre su social, 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 mi piace sfornare idee e parlare di questo. Ho aperto questo tipo di progetto e trovate tutte le informazioni su Instagram, ma vi lascio qui la brochure. E praticamente offro consulenza, quello che ho imparato diciamo in questi mesi di tirocinio che stavo facendo, da mettere in pratica. Io poi seguo parecchi webinar, leggo tante cose, seguo persone nel settore, quindi mi sto formando piano piano e quindi ho deciso di mettere in pratica queste che ho appreso e cercare di sfruttare al meglio la questione, dato che è un momento difficile, mi è stato sospeso il tirocinio per la questione virus, così tutto quanto, ho detto basta, qui devo riuscire un po' a imboccarmi le maniche e guadagnare qualcosina da sola. Quindi insomma, se volete, il progetto è questo. Io mi riferisco più che altro a persone che magari hanno un'azienda o comunque persone che hanno un'attività e vogliono sfruttare i social, diciamo in quest'ottica, per avere più clienti, più attività sul proprio sito web. I social possono aiutare tantissimo in questo e quindi sicuramente per Instagram, quindi aprire una pagina social, gestire una pagina aziendale, quindi cercare di sfruttare al meglio la presenza sul social per poi avere un riscontro sul sito web o comunque sugli ordini del prodotto o quant'altro. Per un'azienda la presenza sui social va valutata, bisogna capire quale social sia migliore rispetto ad un altro, perché non è che bisogna essere su tutte le piattaforme per forza, e perché poi bisogna tirare fuori contenuti appropriati e comunque essere sempre sul pezzo, quindi non pubblicare per tanto tempo e poi smettere di botto. Quindi insomma bisogna costruire per bene tutto quanto. Quindi io posso aiutare in questo, se c'è qualcuno di voi interessato la mia email è questa qua, comunque ve la lascio anche in info box. E poi se qualcuno di voi ha piacere ad aprire un profilo LinkedIn per esempio per cercare lavoro, comunque per tenersi informati su gli argomenti più che vi interessano, per esempio io seguo tantissime persone nell'ambito del digital marketing, quindi mi appaiono sempre discussioni riferite a quello, e però magari non sapete come funziona bene LinkedIn, non sapete come aprirlo, come curarlo al meglio. Io ho un profilo LinkedIn che ho cercato di curare al meglio e posso aiutare anche in questo, quindi posso aiutare insomma anche da questo lato, quindi non solo Instagram. Se avete bisogno di aprire un profilo anche LinkedIn, se volete costruire un canale YouTube ci sono anche per quello, posso aiutarvi nell'editing, consigliarvi i programmi migliori, come creare grafiche accattivanti, insegnarvi a utilizzare programmi, dei siti per esempio molto più semplici, molto più intuitivi, che possono sicuramente fare al caso vostro. E quindi insomma, insieme alle persone che decideranno di essere seguite da me, e già qualcuna ce n'è, e ideeremo insieme un piano editoriale che andrebbe rispettato al meglio. Io infatti da un po' di mesi ho adottato questa strategia, soprattutto quando comunque lavoravo che avevo poco tempo e non potevo improvvisare ogni giorno qualcosa come facevo qualche, insomma, mesi prima. E quindi ho la mia agendina che sto sfruttando per la prima volta in vita mia davvero, e almeno la settimana prima programmo tutta la settimana dopo, quindi so già quello che devo postare. E quindi io vi insegnerò a fare questa cosa qui. E quindi insomma, se volete e fare una chiamata con me per fissare un po' le cose, una chiamata senza assolutamente impegno, ecco, io ovviamente sono disponibile, comunque mandatemi un'email
E quindi ci accordiamo per la call. La call è molto importante per fissare sia gli obiettivi che volete raggiungere, cosa possiamo raggiungere insieme, come posso aiutare io nel caso. Piccola aperta parentesi su questa mia nuova attività, spero vi possa interessare, quindi insomma, contattatemi. Siamo giunti alla merenda pomeridiana. Quest'oggi ho deciso di farmi una bowl con un sacco di yogurt greco e un vasetto di yogurt bianco. Ho fatto questa cremina con la farina di arachidi, che rispetto ai burri ha meno grassi. Si possono creare queste cremine da utilizzare appunto come topping. Io però solitamente questa farina la utilizzo nei pancake, nei dolci vari, però anche così ci sta un botto. E poi ho messo le mie buonissime palline proteiche al cioccolato e sempre di bulk, queste qua proprio sono droga. Poi un po' di muesli che ho trovato, così tanto per metterci anche un po' qualcos'altro. Buonissima questa merenda, ve la consiglio tantissimo. Siamo giunti alla cena e quasi tutte le volte nei miei video ci sono le uova, ma vi giuro che le mangio solitamente una volta a settimana. Abbiamo preparato questa mega frittatona, che il colore finale devo dire fa abbastanza pietà, però era molto buona, probabilmente il colore è dato dai carciofi. Abbiamo fatto un po' soffriggere le cipolle, abbiamo buttato le uova e in ultimo i carciofi già precedentemente cotti. E poi un po' di mozzarella soffocante. Questo è il risultato finale. Come vi dicevo, il colore fa veramente schifo, però era molto buona. Ci ho mangiato insieme questi cracker all'acqua, che non sono quelli originali, non mi ricordo il marchio in realtà, però questi sono tipo una copia e fanno molto cacare rispetto agli originali. Come snackino post cena, solitamente verso le 9, hanno un po' di dolciumi vari. Questa camomilla qua, molto buona, ve la consiglio. Un paio di biscottini, questi qua con gocce di cioccolato. Non mi ricordo il marchio, comunque robe a caso che prendono i miei. E un po' di cioccolata fondente. Questa è cioccolata all'arancia, cioccolata all'85%. E niente, ve la provatela tocciata nella tisana. È tipo buonissima, si scioglie tutto in bocca. Comunque spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se vi è piaciuto così il video col voice over. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao 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 ciao.